no, l'ho fatta ancora. Ho fatto la pipì nella vasca da bagno. Ogni volta, nella doccia, nella vasca da bagno. Però è caldo, mi piace un sacco. Sì, la pipì calda adesso. La bevo tutta, che buona che è. Lucchino! Arrivo, arrivo! Un secondo, sto finendo di fare la pipì. Ma non stavi facendo la doccia nella vasca? O la doccia o è la vasca, ma adesso arrivo, arrivo. Eccomi papino, sto arrivando con la mia vasca da bagno piena di pipì 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 pipì. Ecco, sto entrando in salotto. Wow, eccomi papino. Lucchino, scendi subito da lì. Ok, ok, devo solo capire come si fa. Eccomi qua, fatto. Ti avevo detto di fare la doccia, non la pipì. Ho fatto due cose, sono intelligente, vero papino? No, affatto. Sai che giorno è oggi? Oggi è il giorno del misurazionamentazioni. Esatto, quello lì. Non saprei neanche io come si dice. Quindi vai a misurarti, forza. Va bene, ecco qui. Ok, ci siamo. Ma tanto è da mesi che non lo facciamo. E sono sicuro che sono ancora lineata nera. Guarda, ecco appunto, non sono cresciuto ancora. Papà, ma perché non cresco più? Lucchino, in realtà un modo per crescere c'è. Oh, davvero? C'è davvero un modo per crescere, papino? Sì, è quello che uso io per diventare più grosso, grande e duro. Che cos'è quel... No, non è quello, vero? Non sono le ragazze, vero, papino? No. Allora, vedi queste pillole che ho qua? Sì, papà, le vedo, sono le pillole del raffreddore. Sì, più o meno. Allora, prendine una. Ok, allora, pillola blu. Carina. Facciamo così, ne prendi una al giorno, mi raccomando. Una al giorno, capito? Non ne prendere di più. Ok, ok, ho capito, non ne prendo di più. Ne prenderò solo una al giorno. Va bene, grazie papà. E adesso questa vasca da bagno piena di pipì, chi è che la pulisce? Togli il bottone che c'è in fondo, il tappeto e si scola tutta. Sì, in salotto. E certo, dove va che la svuoti? Ciao papino. Ok, questa pillolina dovrebbe aiutarmi a crescere, ma ci ho già provato una volta adottando un cagnolino, ma non ha funzionato. Potete aiutarmi a farmi crescere con un mi piace, per favore? Per favore! È mesi che non cresco. Va bene, allora prenderò una di queste pilloline. E adesso ci mettiamo a nanna e speriamo che domani saremo più grandi. Vediamo se oggi mi sono alzato almeno di un centimetro con questa pillola blu. Vediamo un attimo e ci andiamo a misurare. Qui nel salottino, questo è quando ero appena nato. Questo è quando ho detto la mia prima parola, che è pipì. Qui ho detto pupù, qui ho detto popò e qui papà. Ma adesso proviamo a vedere quanto siamo alti. Oh, ho superato quello nero. Che bello, finalmente sono diventato più alto. Però solo di un centimetro. Quindi prenderò un'altra pillolina blu. E adesso segniamo la mia nuova altezza. Sì, prima o poi sarò alto fino alla fine della colonna. Torniamo a nanna. Magari se dormiamo tutto il giorno, domani saremo più alti ancora di 2 centimetri. Buonanotte. Vediamo oggi quanto mi sono alzato. Vediamo. Oggi mi sono alzato di... Sembro un bambino normale. Sono altissimo, ho superato ancora di più la lineetta rossa. Oh sì, e allora adesso lo segniamo col giallo. Ecco qui che ho disegnato col giallo. Però se continuo così dovrò dormire per mesi prima di arrivare alla colonna. E allora adesso mi sa che prenderò... prendo tutte le pilloline senza che mio papà si accorga. Ecco qua che prendiamo tutte le pilloline blu. Non glielo dite a papà, non glielo dite che le ho prese tutte. E adesso andremo in cameretta e le mangeremo tutte. Sì, mangeremo tutte le nostre pilloline.
sono altissimo, sono alto quasi come l'armadio. E tra un po' mi sa che raggiungerò l'altezza di mio papà. Adesso non posso più nascondermi dentro l'armadio, però. Ok, sì, sì, farò così. Dormirò e aspetto che le pillole facciano effetto. Perché sta tremando tutto il letto? Non c'era una ragazza questa notte di fianco a me? Perché sta tremando tutto il letto? Ok, calma. Dobbiamo andare nel bunker. Ecco qua, ok. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso un po' di danno, ma forza. Niente, no, c'è il motore scarico. Oh no. Allora, ok, dobbiamo andare nel bunker. Nel bunker si trova nel box. Il box si trova nella casa e la casa si trova all'interno del quartiere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Chiudiamo. Ma che cavolo è questo suono? Oh, c'è stata tipo un'esplosione, un qualcosa come se la casa si fosse distrutta. Dobbiamo andare nel bunker. Ecco qui, la prima porta, la seconda porta e questa è la mia stanzettina. Questa è la mia stanza antipanico. Loki pensa, aia! Devi pensare un piano, aia, cosa devo fare? Ok, ma io qua sono al sicuro. Sono sicuro dentro questa stanza. Non mi rimane altro che andare a vedere che cosa è successo. Devo capire che cosa è successo qua fuori casa mia. Mi sa che qualcosa si è distrutto, ma non volete che... Oh mio Dio, Locchino deve aver mangiato tutte le pillole che gli ho dato. Locchino ha mangiato tutte le pillole e adesso è diventato un gigante. Sì, questo è l'attacco dei giganti. Sarà la fine del mondo, la fine del quartiere, la fine della scuola di Minecraft. Oh mio Dio, cosa dobbiamo fare? Locchi, pensa un piano. Va bene, ok, non riesce a pensare altro che alle ragazze. Allora, dobbiamo trovare una mamma Locchino. Dov'è la mamma di Locchino? No, non dobbiamo pensare a questo. Locchino? Scappa la pipì. No, non fa la pipì. Ovunque tu sia. Ma com'è? La tua voce è potentissima. Vuol dire che... Sì, non è cresciuto di un centimetro, non è cresciuto di due centimetri, è cresciuto di qualche metro. È diventato gigantesco. Ok, allora, facciamo così. Dobbiamo prima andare a vedere che cosa è successo. Quindi, 1, 2 e 3. Nel senso, al 3 noi apriremo questo bottone qui. Lo premeremo e andremo fuori dal box e vedremo che cosa sta succedendo. Ho anche iniziato a piovere. Ok. 1, 2, 3. Oh mio Dio, sta piovendo pipì. Sta piovendo pipì e si è già allagato tutto. Meno male che sono dentro il box e non entra qui dentro. Oh, ma aspetta, ma sta salendo sempre di più. Se facciamo attenzione, teoricamente, perché se rimane così allora non c'è nessunissimo problema. Ecco, è salito il livello, sta salendo il livello. Dobbiamo assolutamente andare dentro l'ascensore. Dobbiamo andare dentro l'ascensore sperando che non si annondi. Se non si annondi tutto. Ok, attiviamo l'ascensore e andiamo in alto. Ho paura di aver visto. Oh mio Dio, no. È lui. È mio figlio. Oh no, è mio figlio. Locchino, stai facendo cadere pipì dal cielo e si sta allagando tutto. Aspetta, devo tornare in casa. Dobbiamo ripararci dalla pioggia schifosissima di mio figlio. Chissà che cosa ha bevuto per fare tutta quella pipì lì. Ok, allora, qua c'è ancora. Oh, ma perché pipì ovunque? Aspetta, guardiamo il telegiornale, il meteo e vediamo che cosa dicono riguardo a queste precipitazioni. Oh no, ma abbiamo visto che in pochissimi secondi, guarda, si è già alzato tantissimo il livello della pipì. Si è alzato tantissimo. Ok, allora, calma, cosa devo fare? Non lo so cosa devo fare. Devo tornare nel box, devo prendere qualche... Ah, che schifo! Oh mio Dio, sta salendo tantissimo il livello dell'acqua. Ok, qui dovrebbe esserci, esatto, lo tenevo in caso di alluvione, dei rampini. Abbiamo un doppio rampino. Dovrebbe funzionare come quello... Sì, esatto. Dovrebbe funzionare come quello di Attack on Titan. E adesso abbiamo un rampino, dobbiamo... Devo entrarci per forza! Che schifo! No! Ok, stiamo salendo. Quindi, adesso... Ok, saliamo qui. Wow! Ci abbiamo fatta. Siamo sul tetto, siamo circondati di pipì! E se guardiamo verso l'alto, c'è pipì! Che cade ovunque, attorno a noi, Locchino! Che cosa hai fatto? Ti sei bevuto un la... Cosa? Ti sei bevuto la piscina? E certo, con quella vescica, con lo stomaco lì, avrei avuto bisogno tantissima acqua. E allora ti sei bevuto la piscina? Aspetta,
Devo andare veloce, devo andare veloce. Dobbiamo andare qui, sul palio della corrente. Tanto la corrente sarà tutta spenta, perché nel quartiere ormai non c'è più luce, vedete? Ok, saltiamo qui. La pipì sta salendo sempre di più. Se fossi rimasto nel box, ormai non potevo più uscire. Sarei annegato, morto annegato, morto annegato. Allora, saltiamo qui sopra, che questo qui doveva essere il negozio di animali, ma ormai... Oh, guardate, le strade sono tutte allagate. Dobbiamo riuscire ad andare sopra quest'albero qui. Ok, meno male che abbiamo i rampini in caso di alluvione. Perfetto. Saltiamo da un alberello all'altro. E qui però non riesco a fare un salto. Quindi eccomi qui. Okay. Uomo celeste. Ehi, tu, cosa ci fai lì? Che sta succedendo? È su un furgone dei trasporti. Non me ne sono accorto, scemo. Dico, che è successo intorno? Cos'è successo? Mio figlio ha fatto la pipì ovunque. Possibile, puzza. È possibile, sì, che perché ha bevuto una piscina. Gli ho dato tutte le mie pillole blu. Senti, cosa ci fai là sotto? Vuoi venire con me? Io non posso sganciarmi in questo momento. Quindi non posso darti un altro rampino. Vieni con me, forza, salta. Uno, due, tre. Prendi la mia mano, forza. Oh, ok, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Allora saltiamo. Ok, sei con me? Sei con me. Ok, stai con me, stai con me. Non mi spingere, non mi spingere. Cioè, tieniti aggrappato ma non mi spingere. Aspetta, aspetta. No. Ce la facciamo. Tranquillo. Aspetta. Io sono tranquillo. Mi sa che ci siamo bugati. Ok, forza. Dobbiamo continuare a muoverci. Veloce, stai aggrappato a me. Forza, non cadere su queste foglie di ciliegio. Veloce. Ok. Ce la stiamo facendo. Manca pochissimo, aspetta. Dobbiamo salire prima qui sopra. Perfetto, bravissimo. Allora, saltiamo di qui, poi saltiamo di qua, saltiamo di qui. Guarda che se finiamo là sotto, guarda gli studenti. Sì, sono tutti morti gli studenti praticamente. Forza Pochetto. Oh, ma tu chi sei poi? Da dove sei spuntato fuori? Ma poi con tutta questa pioggia tu non ti spegni, Pochetto. Oh. Potrebbe essere, okay. È calda. Dai che ce la facciamo. Forza. Vai. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ma adesso dobbiamo andare là sopra. Come facciamo? Fuochetto? Come si fa? Allora, staccati un attimo da me. Ti do un rampino. Ok, Fuochetto. Sei pronto? Sei pronto? Vai, sgancia il rampino, sgancia. Ok, dobbiamo fare un bel salto adesso, Allora, al mio tre. Ci prepariamo. Miriamo là in alto, più in alto che possiamo. E non abbiamo abbastanza tempo. Tre! Forza! Salta! Vai! Wow. Dove sei andato, Fuochetto? Sul tetto. Ah, sei già sopra? Allora ti raggiungo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, Pochetto, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti. Guarda, ma la città. C'è un mare di pipì. Sì, la città si sta allagando completamente. E la scuola? Come fai ad andare adesso a scuola? È tutta allagata. Vabbè, è più bello che non vada a scuola, no? È vero. Ma poi non imparate più niente. Ok, e allora? Senti, ma non ti è mai venuto in mente di fare tipo un bel saltino nella pipì? Eh? Sì, sinceramente no, non so te. Aspetta. Adesso mi sa che no, Lucchino. Cacca. Fuchetto, se ha fatto la pipì e ha provocato un'alluvione così, se fa la cacca, sono tipo dei meteoriti!